Assessore Sbraccia qui all'assemblea che si svolge tra le case di Via Longo. La situazione è conosciuta da tutti, sappiamo qual è. Gli impegni intanto dell'amministrazione di Mimmo Sbraccia, che oggi qui ci ha messo la faccia. Sì, con la faccia a nome dell'amministrazione cercherò di dire la verità di quello che ci abbiamo disponibile per cercare di andare avanti con queste manutenzioni. Diciamo che come budget c'è poco, abbiamo da spendere solo 120.000 euro per le manutenzioni, vediamo di dare le priorità, ci sono due o tre casi particolari che sicuramente interveniamo a breve e dovremmo accantonare qualcosina, perché in prossimità dell'inverno può succedere di tutto, magari una caldaia viene a mancare qualcosa e quindi noi la situazione è quello che è, speriamo che passa questo mututo. Parliamo di quasi 2 milioni e mezzo, e quindi se passa qui naturalmente cerchiamo di accelerare e ripristinare le prime due palazzine, in modo che poi eventualmente li spostiamo lì e fare una manutenzione in certo modo sul restante. Ecco, lei è assessore da poco, insomma, sì. Non da tantissimo, però insomma questa è una situazione che va avanti da anni. Cosa si poteva fare e cosa si spera di poter fare, visto che manutenzioni queste palazzine non è stata mai fatta in tutti questi anni? Allora, io non sono abituato a parlare dei colleghi, sono abituato ad andare avanti. È chiaro che me ne sono girati quasi tutti gli appartamenti, a parte Via Longo ci stanno diverse situazioni, la Fonte Baiano, Via Solmar e quant'altro, donatore di sangue, quindi secondo me va rivisto su tutto, perché effettivamente va fatta una manutenzione accurata, perché ci sono alcune situazioni veramente disastrate. Quindi vediamo un attimino, ecco, ripeto, il problema è sempre lì, bisogna metterci dei soldi perché per andare avanti, perché secondo me al momento che andiamo a prendere il mutuo, però non è che si va subito alla ristrutturazione, quindi con questi anni... No, non basta per riqualificare poi le altre quattro palazzine. Quindi vediamo, secondo me gli appartamenti in comproprietà, io metto giù un'idea, nel senso se qualcuno li vorrebbe acquistare è meglio darli, in modo che ci liberiamo insomma, di qualche appartamento.